La neve è scesa, come ben sapete, in maniera abbondante su gran parte della provincia, a partire già da quote di bassa collina. In montagna l'altezza della neve ha raggiunto e anche in qualche caso superato la soglia dei 30 centimetri. In questo momento le condizioni sull'Irpinia centro-occidentale sono temporaneamente migliorate. Non nevica più se non in maniera molto debole, nevica ancora in maniera invece moderata o forte sulle aree più orientali del territorio, quelle poste per intenderci al confine con le province di Foggia e di Potenza. Ma anche qui, nel tardo pomeriggio o al più nelle prime ore della sera, le condizioni tenderanno a migliorare. Si tratterà però di un miglioramento temporaneo perché nel corso della notte, nella prima parte della notte, assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo. Arriveranno nuove nubi, nuove precipitazioni che saranno accompagnate anche da venti molto forti di tramontana prima e poi di grecale successivamente. Queste precipitazioni, tuttavia, assumeranno carattere nevoso solo a partire da quote di alta collina, quindi per intenderci dai 500-600 metri ad andare in su. Più in basso ci aspettiamo dunque pioggia o al massimo precipitazioni, ecco, di miste, pioggia mista a neve che non dovrebbe creare particolari disagi.